Annunciato, eccoci in diretta al termine della partita. Il Vicenza è nella storia. Il Vicenza questa sera ha conquistato la finale di Coppa Italia. Il Vicenza ha vinto per 3-0 sul Napoli, un gol di Maini nei tempi regolamentari, due gol nel secondo tempo supplementare, quando ormai ci si avviava verso una conclusione che pareva scontata, quella dei calci di rigore, quella della fortuna. E invece ci ha pensato Maurizio Rossi, entrato proprio nel finale a ribadire in rete un tiro di punizione, e sul finire Iannuzzi che ha strameritato questo premio del gol, ha siglato la terza rete. Come detto, siamo pronti per collegarci con uno stadio Menti infiammato dal tifo biancorosso, infiammato anche dai disordini che si sono scatenati nella curva nord alla fine della partita. Abbiamo visto cariche della polizia, scene che non avremmo voluto vedere alla fine di questa partita. Comunque per noi allo stadio, lo vedete già, c'è Andrea Fabris a commentare una vittoria storica. A te la linea, Andrea. Allora Tiziano, è andato in porto questo sogno da tanto tempo cullato, come potrai sentire anch'io ho perso un po' la voce, era inevitabile visto l'andamento di questa gara assolutamente incredibile, neanche nei migliori sogni del più accanito dei tifosi del Vicenza la partita così come si è svolta poteva andare a finire. Se mi consenti, il primo pensiero l'hanno rivolto già anche i ragazzi, lo dedicherei a Pieraldo dalle Carbonare, che potrà godersi questo storico successo con la curva che, dopo che la gara è terminata da circa tre quarti d'ora, sta ancora festeggiando. Come potete vedere, non sono immagini registrate, è la curva sud che continua a festeggiare, e con ogni probabilità i festeggiamenti proseguiranno per tutta la notte, ne vale veramente la pena. Cosa dire di questa partita? L'avete vista tutti quanti, è stata una gara di straordinaria intensità. Il Vicenza è sceso in campo nei primi 45 minuti, logicamente molto teso, doveva recuperare un gol pesante, quello realizzato al San Paolo da parte della Napoli. Ci è riuscito con una prodezza di Maini che ha cercato e voluto la rete dell'1-0. Poi nel secondo tempo è partito abbastanza contratto sotto la pressione del Napoli, non ha mai rischiato di subire, eccezione fatta per un palo nettissimo di Caccia che ha fatto tremare tutto lo stadio Menti. Lo stesso Caccia è stato espulso, è stata probabilmente lì la svolta della gara. Vicenza che nei tempi supplementari ha completamente dominato la partita, l'avete visto tutti quanti voi, a coronare questa gara entusiasmante, intensa, emozionante fino all'ultimo, l'1-2 conclusivo con la rete di Rossi, che durante tutto l'anno è stato uno dei giocatori che forse avevano deluso di più, ma questa sera ritengo di poter dire abbia sicuramente lasciato un segno indelebile nella storia del Vicenza. Ecco, la stiamo rivedendo, la rete che ha deciso il gol, vedete, la rete che ha deciso ha dato la svolta definitiva a questa gara. Sì, ecco Andrea, intervengo io dallo studio per dire che queste sono le immagini che sono appena rientrate dalla nostra altra troupe che sta girando per la città, e ho appena avuto modo di parlare con la collega Elisa Santucci che ci ha portato queste immagini, ci ha descritto una città che sta festeggiando alla grande sulle strade della città. I vicentini si sono già riversati in massa per festeggiare, e speriamo appunto che sia assolutamente una festa. Ci sono state alcune decisioni da parte di Guidolin, Andrea, quella di inserire Maurizio Rossi, quella di portare avanti questa formazione, inserire anche D'Ignazio. Ecco, sulle scelte che ha compiuto Guidolin, tu come l'hai vista, come commenti questa? Ecco,
Tiziano, se mi consenti, io partirei, perché è giusto partire così, con le prime interviste. Luisa Nicoli è già riuscita benissimo a portarci queste interviste prima di rivedere tutte le immagini della gara. Direi proprio di dedicare subito il primo angolo di questa lunga nottata ai protagonisti, ai ragazzi che hanno conquistato la Coppa Italia. Siamo pronti a partire con le interviste. Benissimo. Sì, molto. È un risultato incredibile, straordinario, che voglio dividere con i ragazzi, col tecnico e col pubblico che ci ha aiutato in maniera indescrivibile a questo traguardo sognato per tutta la vita a Vicenza. È la prima volta e oggi è stata la prima volta anche del Vicenza, non tanto quello di andare in Europa ma di vincere la Coppa Italia, e oggi per una società che credo abbia fatto dei piccoli grandi miracoli, per un tecnico e per dei giocatori che sono riusciti anche loro a compiere una grande impresa, e per un compagno fedele che abbiamo avuto lungo il nostro cammino, il pubblico straordinario, meraviglioso. Credo che fosse giusto che sulla nostra bandiera bianco e rossa ci fosse anche il verde, e quindi un tricolore, così come la coppa che abbiamo vinto oggi, una coppa che porta sul piedistallo in oro i nomi delle più grandi squadre italiane, e oggi si è aggiunta anche una piccola squadra, si è aggiunto un club di poche risorse economiche, di grandi idee e di un grandissimo cuore. Si è aggiunto un club, credo, che meritava questo grande traguardo, meritava questo risultato, perché è un risultato che ha voluto con tutto se stesso. Grazie a tutti. Una battuta finale, una dedica, una. A tutti quelli che hanno lavorato in questi 8 anni, anche a chi non c'è oggi con noi e vorrebbe essere qui a dividere questo momento, ai tanti presidenti che si sono succeduti, a Pieraldo Dalle Carbonare, a Gianni Sacchetto, a tutti quelli che hanno lavorato per questo Vicenza, perché il risultato è loro, è di quello che hanno posto all'interno di questa società, ed è anche nostro per quello che siamo riusciti a fare nel corso di quest'anno, ed è anche del pubblico, perché ci ha incitato, ci ha sostenuto anche nei momenti difficili, anche nei primi 20 minuti quando non riuscivamo a stemperare la tensione che ci attanagliava. So solo dire grazie, è una stretta di mano a tutti che non posso darla singolarmente, ma è come lo facessi. Grazie. Commosso. Grazie a voi, sì. Ritorniamo in diretta, avete sentito la prima intervista con Sergio Gasparin, visibilmente commosso per questo successo. Anche lui ha ricordato che è come fosse presente qui allo stadio Pieraldo Dalle Carbonare. Dunque una citazione sicuramente dovuta in questo caso, oltre a tutte quelle citazioni che ha fatto nei confronti anche degli altri presidenti. Comunque Luisa si sta veramente dando da fare alla grande. Abbiamo altre due interviste, Marcelo Otero e Mimmo Di Carlo. Tra qualche istante la regia può mandarla in onda. Una battuta su questa coppa, tu sei rimasto fuori proprio alla finale, però come ti senti? Mi sento bene, mi sento molto contento per i compagni, è giusto che festeggiano loro, perché uno non ha giocato, credo che mi dispiace per tutto, però comunque sono molto contento, sono molto diciamo contento ancora, e speriamo in la Coppa brindare un calcio buono. Tanto bello, eh? Vai, non importa. Mimmo Di Carlo, allora, 7 anni in Bianco Rosso per arrivare a questo grande successo, a questa grande giornata. Sofferto sicuramente, il Napoli ci ha fatto soffrire per 120 minuti, poi vedo quel gol di Maurizio Rossi che ha aperto le porte per l'Europa, e devo dire anche alla fine meritatamente, anche se hanno preso una traversa da Concaccia, però la partita bene o male è stata equilibrata, però alla fine il nostro cuore, il grande cuore vicentino è venuto fuori. Il primo pensiero qual è? A mia moglie Anna Maria. Festeggeremo veramente insieme per 2 o 3 notti. E dopo questo? E dopo questo penso che tutti i tifosi di Vicenza si terranno questa coppa stretta, e speriamo l'anno prossimo di andare a giocare con il Chelsea.
Grande Mimmo. E dunque abbiamo visto le due interviste realizzate dalla collega Luisa Nicoli e forse c'è qualche problema a ricollegarci con lo stadio. Adesso finalmente rivedo le immagini dallo stadio Menti mentre si sta festeggiando anche alle spalle delle nostre telecamere. Rivedo però una visione confortante. È un logico delirio, Tiziano, una volta tanto Vicenza si lascia andare, è un momento di gioia unico e chissà quando potrà ripetersi. Intanto il Vicenza, oltre alla Coppa Italia, ha ovviamente guadagnato questa sera il passaporto per l'Europa. Comunque, lo dicevamo anche in tempi non sospetti, che questa Coppa Italia poteva essere un po' la scorciatoia per arrivare in Europa senza passare attraverso il campionato, dove il Vicenza ha subito uno stop nella fase centrale della stagione che non gli ha consentito, dopo un altro traguardo storico, quello di arrivare primi in classifica, non gli ha consentito di arrivare nella zona UEFA. Direi comunque, Andrea, di cominciare a vedere le azioni di questa partita, a rivedere le emozioni che abbiamo vissuto proprio poco fa nel corso della serata con questa bellissima partita del Vicenza. Ti lascerei la linea dunque per vedere la cartolina di Vicenza e subito dopo le immagini della partita. A te la linea, Andrea. Dunque andiamo a rivedere le immagini salienti di questa serata di finale di ritorno, 29 maggio 97, Vicenza-Napoli, stadio Menti di Vicenza, tutto esaurito, coreografia straordinaria organizzata dai tifosi del Vicenza, al cuore della curva con la coccarda tricolore ad indicare quello che vuole essere un auspicio, il raggiungimento ovviamente della curva. Dopo tante polemiche, qualcuno aveva fatto anche un po' di dietrologia politica, il Menti si veste anche di tricolore proprio per smentire certe voci che volevano a tutti i costi imputare a un pubblico corretto come quello biancorosso dei motivi di rivalsa, chissà per quale ragione. Un pubblico meraviglioso, incitato come di consueto per tutta la gara. I tifosi napoletani, che mi rincresce dirlo, da parte loro non sono stati molto spesso altrettanto corretti. Dalla curva nord è partito più di qualche razzo diretto verso i vari settori dello stadio. Fortunatamente non è successo niente, razzetti di non grosso calibro, se così mi concedete di dire. E comunque tifosi napoletani che tra parentesi sono arrivati anche un po' in ritardo, per non meno per quanto riguarda il grosso del gruppo, perché bloccati in stazione. Partita che, come dicevamo, si apre all'insegna della grandissima tensione che si può leggere già in volto di Capitan Lopez e della curva, che ha incitato fin dall'inizio i suoi. Signor Braschi, che a mio parere ha diretto ottimamente dal calcio d'inizio. Vicenza che parte, come dicevamo, abbastanza contratto sulle sue, al centrocampo che comunque controlla agevolmente il centrocampo del Napoli. Napoli che pare essere abbastanza tranquillo. Al quarto minuto, calcio di punizione di Di Carlo, testa di Cornacchini all'indietro, allontana, sbroglia definitivamente senza alcun problema la difesa del Napoli. All'ottavo, calcio di punizione da ragguardevole distanza, botta abbondantemente sopra la trasversale. Quattordicesimo, Ambrosetti nella punizione precedente, quattordicesimo, dalla destra incrocia pericolosamente Ambrosetti, la palla esce di un nulla con taglia la tela che la lascia filtrare. Guidolin pensieroso, esce Ambrosetti, entra Iannuzzi. Sembrava essere un momento abbastanza delicato, visto che Ambrosetti era uno degli uomini più in forma. Invece Iannuzzi si rivela l'autentico match winner, a mio parere, di questa gara, uno dei tanti protagonisti della squadra biancorossa, ha dato quella verve in più che serviva. Napoli che si rende pericolosissimo un minuto dopo. Bordin va, mette indietro, ha una palla a gol incredibile, Esposito, fortunatamente il suo tiro è debole, centrale, facile la preda per Gigi Brivio, impeccabile anche questa sera la prestazione del numero 22, autentico gran portiere di notte.
quando siamo poi al 20° punizione dalla destra di Annuzzi, Maini testa e poi va a ribadire. Siamo al vantaggio del Vicenza, esplode il Menti per questo vantaggio sofferto, perché come ha rimarcato anche Gasparini nei primi 20 minuti il Vicenza stentava a decollare proprio per la carica nervosa che era stata accumulata. Esplode ovviamente la curva, si riaccendono gli animi, Maini va ad incitare la curva sud, Vigilantes splendidi fino a quel momento a sostenere i biancorossi. Rivediamo la perentoria stacco di testa di Maini che poi va a ribadire sulla ribattuta corta di Taglia la tela. Un vantaggio che fino a quel momento non sembrava tutto sommato essere alla portata del Vicenza, ma è stato un episodio importantissimo per sbloccare la situazione. Guidolin va ad impartire ordini ai suoi, rivediamo nuovamente questo splendido stacco di Maini che ci ha viziati per quanto riguarda questi colpi di testa. Poi Maini è pronto anche ad andare a ribadire. Quando siamo al 23° arriva un assist di Cornacchini dopo un passaggio da parte di Annuzzi, tenta la botta al volo Murgita, la palla non termina troppo al lato della porta difesa da Taglia la tela. Murgita che questa sera si è molto sacrificato in un lavoro di copertura per i suoi, ha fatto da sponda, ha avuto rare possibilità di arrivare alla conclusione. Fallo da Tergo ai danni di Cornacchini, Cornacchini tartassato, arriva la prima ammonizione da parte del signor Braschi e conferita a carico di Ayala. Stiamo vedendo un'inquadratura della tribuna centrale gremitissima questa sera, e ovviamente anche in tribuna si è patito moltissimo. Al 27° minuto di gioco, seconda ammonizione della partita ai danni di Capitan Bordin, che era andato a protestare per una decisione di Braschi. Braschi deciso va ad allontanare il capitano partenopeo. Quando siamo al 28° c'è questo fallo da parte di Beghetto ai danni di Esposito e Braschi va a richiamare la panchina partenopea, panchina partenopea che è sempre stata praticamente in piedi durante buona parte della gara. Al 33° splendido numero di Gentilini, stop a seguire di destro, tiro di sinistro e compie un autentico miracolo, Taglia la tela che pizzica proprio con la punta delle dita, riesce a mettere in corner, una splendida esecuzione da parte di Giuliano Gentilini che ha, come altri suoi compagni ovviamente, ha disputato una partita importante, considerato anche che Gentilini non aveva avuto molte occasioni nell'arco dell'anno di mettersi in mostra. Al 37° abbiamo visto Ayala reagire, l'arbitro ha lasciato stare. Al 43° cartellino giallo per Beghetto. Al 45° brivido per questa girata di Longo centrale, fortunatamente blocca senza problemi Gigi Brivio, la girata pericolosa, si è fatto trovare pronto. E poi allo scadere una punizione battuta da Pecchia direttamente sulla barriera. Finito il primo tempo, squadre negli spogliatoi, una gara che dunque si è spenta in questa prima frazione di gioco con i biancorossi in vantaggio per 1-0, e i biancorossi che negli spogliatoi sono stati ovviamente caricati da mister Guidolin per un secondo tempo che si è presentato subito in salita, azione assistita da parte di Esposito al primo minuto, una conclusione a lato. Al quarto rimessa lunga di Milanese, chiude in presa alta Gigi Brivio. Napoli che si rende decisamente pericoloso, ma il Vicenza agisce in contropiede, azione che vorremmo probabilmente rivedere alla moviola, questa con Cornacchini lanciato verso l'area di rigore e fermato. Intanto stiamo vedendo proprio quello che vi stavo dicendo prima, qualche razzo che viene lanciato verso i distinti dalla curva nord. Ottavo, intanto sempre panchina
del Napoli in piedi, animi surriscaldati. All'ottavo viene ammonito anche Baldini, la terza ammonizione per il Napoli, resta a terra Mimmo Di Carlo, coriacea la prestazione, altro razzetto lanciato questa volta verso la tribuna centrale. Al decimo su ribattuta di Maini, Crasson stop, attenta alla conclusione, fortunatamente la battuta di Crasson termina a lato. Un minuto dopo, lancio di Cornacchini, viene anticipato Iannuzzi. Al sedicesimo minuto Caccia ha una grandissima opportunità per chiudere la partita. Palo pieno su splendido assist di Crasson, Brivio sfiora probabilmente la palla, la tocca appena quel tanto che basta per metterla fuori. Sedicesimo minuto e 30 secondi, esce e entra Lieti al posto di Bordin. Al diciottesimo Cornacchini, Beghetto, cross, testa alta di Murgita. Al diciannovesimo su corto rinvio Iannuzzi tenta di sorprendere taglia la tela ma mette sopra la trasversale. Un minuto dopo assist ancora per Cornacchini, viene anticipato di un pelo, la palla però viene recuperata nuovamente da Gentilini, messo in mezzo, Murgita chiuso in calcio d'angolo. Intanto, se mi consentite, Tiziano, sospenderei un attimino le immagini della partita perché, se non sbaglio, dagli spogliatoi abbiamo altre interviste da farvi mostrare, tra cui anche quella di Capitan Lopez che per primo ha alzato questa coppa. Andiamo a vederla. Quello della squadra, allora, hai alzato la coppa. Sì, ci sono riuscito, è un sogno che si realizza, un sogno che si è realizzato. Gigi, stiamo facendo un'intervista, sei il solito animale sei, scusami, vieni qua. Vieni qua. Gigi, avete vinto la Coppa Italia? No, stai facendo intervista a me, scusa. Allora io me ne vado. No, al capitano non può andarsene. Abbiamo vinto la Coppa Italia e come dice sempre lui, abbiamo scritto una pagina di storia. No, ha scritto. Cosa ha scritto? In 2 anni cosa scrivere? Io ho scritto, sono 6 anni. Io tre ho vinto. Io ho vinto, ma chi ha vinto abbastanza? Ma che ne sa che? A chi la dedichi? Non lo so, nessuno in particolare, la dedico un po' a tutti. E tu? Io la dedico... Se ci pensi già non è una dedica vera. No, hai ragione, dai, la dedico a me stesso. Bravo. La dedico a me stesso perché dedicare le cose agli altri mi è piaciuto, sono contento di aver raggiunto questo piccolo risultato e me lo tengo stretto per me. Cosa hai pensato quando hai alzato la coppa? Niente, ero contento, ho pensato più che altro alla mia famiglia che stava qui, ai miei genitori che mi hanno visto in televisione, che sicuramente questa è una soddisfazione in più che ho dato a loro. È stata difficile? È stata difficile, sì, è stata una partita difficile, Napoli ha giocato bene fino a un certo punto, poi sicuramente in 10 un po' è calata. Ti pensi l'anno prossimo a Coppa delle Coppe, un risultato veramente straordinario? Non si può sapere, ti pensi, perché qui non, cioè, come fai a saperlo? Ogni anno bisogna vedere chi va, chi viene, perciò come fai a dire? Perché potresti anche andare via. Tutti potrebbero andare via, che discorso? Non si sa, però io... Tanto c'è la Supercoppa prima, mi sembra. Non c'è la vincitrice della Coppa Italia con lo scudetto? Certo. Prima c'è la Supercoppa. Gianni, posso testimoniare? Certo. Gianni, posso testimoniare che c'era un rappresentante dei Rangers di Glasgow che ha parlato con me, che è venuto a vederti. A me è venuto a vedere? Ho fatto una passeggiata in Italia, non lo so. No, non mi interessa. Io all'estero non vado. Ciao. Abbiamo saputo, e tanto sirene fuori dallo stadio, speriamo non stia succedendo niente, per il momento la situazione sembra sotto controllo da parte delle forze dell'ordine. Abbiamo saputo da Gianni Lopez che lui all'estero non ci vuole andare, però confermiamo quello che ha detto Luisa, che c'era un osservatore dei Glasgow venuto appositamente a vedere Gianni Lopez. Scusate un attimo. Bene, abbiamo un'altra intervista tra qualche istante con Gigi Sartor. Possiamo andare anche con questa intervista? Passeggiata in Italia, non lo so. No, non mi interessa. Io all'estero non vado.
Ciao. Hai detto dedica a te stesso, cos'è? L'anno prossimo ti porti questo ricordo quando vai via? Qualcuno ha scritto che vado via e non l'ho ancora detto. Se andrò via mi porterò questo ricordo come il più bello forse che ho e come il più bello che resterà, perché è la prima coppa e anche se avrò la fortuna di vincere qualcos'altro resterà sempre la prima. È stata difficile, dov'è che l'ha vinto il Vicenza? L'ha vinta in un'ingenuità del Napoli e in una grande forza di volontà nostra. Tu hai strato i denti fino alla fine e a un certo punto abbiamo temuto che non fossero le migliori condizioni. Il secondo tempo ero uno zombie, non stavo proprio in piedi, però non c'erano tante altre possibilità tecniche, quindi ho fatto buon viso, cattiva sorte. Siete stati grandi. Sì. Torniamo in diretta ed è pronta l'intervista con l'artefice principale probabilmente di questo miracolo Vicenza, insieme a tutte le altre componenti, giocatori, pubblico e società, però una citazione particolare la dobbiamo ovviamente a Francesco Guidolin, che è riuscito a portare in Europa il Vicenza dopo i biancorossi di Paolo Rossi 20 anni fa. Guidolin è riuscito nuovamente a portare il Vicenza a disputarsi questa volta la Coppa delle Coppe. Se siamo pronti possiamo partire anche con l'intervista a Francesco Guidolin. Guidolin, più che un miracolo Vicenza è il trionfo dell'umiltà e del lavoro quotidiano. Non lo so, è il trionfo della squadra, è il trionfo di una società che ha fatto le cose con serietà e che ha raggiunto un traguardo memorabile che passerà alla storia. Siamo l'unica squadra italiana quest'anno che può alzare una coppa al cielo e questo è un primato che resterà nella storia, oltre al fatto che andremo in coppa e oltre al fatto che abbiamo vinto per la prima volta la Coppa Italia. Si aspettava questo risultato a inizio stagione? No, è un risultato straordinario perché va associato all'ottavo posto in campionato. Per una squadra come Vicenza credo che questo sia, dire irrepetibile è poco, e comunque adesso ce la godiamo un po'. Cosa serve per la Coppa delle Coppe? No, non lo so, non ho tempo di pensarci, non ho voglia di pensarci adesso, voglio solo pensare a godermi questa soddisfazione insieme alla mia famiglia, ai miei ragazzi, alla mia società, e poi penseremo anche al resto. Come e quando ha cominciato a costruire questo splendido giocattolo? Ah, noi è 3 anni che facciamo le cose fatte per bene, partendo da una promozione dalla Via La non programmata, facendo 2 campionati di Serie A direi eccezionali sempre per Vicenza e arrivando alla conquista al 3° anno di questo trofeo prestigiosissimo per tutti e per noi in particolare. Mister, il primo pensiero a chi o a cosa è andato? Queste sono cose un po' personali. Tornando alla partita, il Vicenza ha dominato per 120 minuti. Sì, il Vicenza credo abbia meritato nella gara di ritorno, nella gara di andata forse il risultato giusto era ha premiato il Napoli, però qui abbiamo giocato meglio noi, abbiamo costruito di più nel supplementare con un vantaggio, con la superiorità numerica siamo stati più bravi e abbiamo meritato. È stata una partita lunga, difficile, sembrava non finire mai. Aspettavamo che potesse essere così, ce l'aspettavamo, non pensavamo certo di fare una passeggiata. C'era un po' di paura dei rigori, la lotteria dei rigori. Abbiamo provato a vincere prima perché avevamo il dovere di farlo, avevamo la forza e un uomo in più, ci siamo riusciti. Questa è la serata che aspettavate, la notte che aspettavate. Ma l'aspettava anche il Napoli, chi lo sa poi dove poteva posarsi questa stella meravigliosa. Si è posata da noi e noi siamo contenti. Mister, siete nella storia? Sì, direi proprio di sì. Abbiamo sentito al pubblico che anche questa sera più volte l'ha incitata, quindi il cuore è tutto per lei. No, credo che la manifestazione di affetto che abbiamo avuto, ma che hanno meritato i miei ragazzi, sia stato qualcosa di straordinario. La Coppa prima di tutto è del Vicenza, ma i protagonisti fondamentali sono i miei giocatori, a loro il più grosso merito, il più grosso bacio che io possa dare. Anche il suo cuore quindi è a Vicenza nonostante qualche richiesta, qualcuno? No, non c'è nessuna richiesta, non c'è nessuna richiesta, per me il cuore è a Vicenza, non so se con la ragione ci sarò anche a Vicenza ancora, però il cuore rimane qui.
ritorniamo con il gatto alle nostre spalle che festeggia con il suo bandierone. Abbiamo subito altre interviste con altri quattro protagonisti di questa serata magica: Rossi, Ambrosetti e Gentilini. Possiamo andare a vedere questa intervista? Prego, scusate. Dovremmo essere in grado di partire con questa intervista. Siccome avevo fatto già go in Coppa Italia, la prima partita di Coppa Italia, volevo chiudere in bellezza, prima e ultimo. No, ho avuto tanta fortuna. Ringrazio i compagni perché loro hanno lavorato e io l'ho ammazzato, come si vuol dire. È il gol più atteso comunque da tutti, anche dal pubblico, visto che comunque quest'anno tu hai passato un anno particolarmente difficile. Sì, infatti, però il mister bene o male mi ha sempre dato la possibilità di scendere in campo. Io penso di averlo ripagato, così come ho ripagato i compagni e tutta la gente che credeva in me. Peccato per quell'episodio di Verona. Quando hai visto la palla in rete, a cosa hai pensato? Magari me l'annullano. No. Volevo chiedere, dov'è la mia ragazza e i miei fratelli? Dove cazzo Gabriele sono? Ambrosetti, come stai? Dove cazzo sono i miei fratelli? Gabriele Ambrosetti, come stai? Ti abbiamo visto uscire dopo pochissimo. Mi sono stirato, mi sono fatto male. Perché è venuto mio fratello, quello grande, mi ha portato fortuna oggi. Siccome il mister mi ha chiesto, ma senti, ma ce la fai a giocare? Ha detto, mister, se esco vinciamo, allora mi ha tolto. Io e mister abbiamo questo rapporto, è giusto sapere? Adesso bisogna dirlo, no? Sei super felice. Caspiterina, abbiamo vinto la Coppa. Siamo contentissimi. Una dedica? Volevo sapere dov'è la mia ragazza. Una dedica? La dedica tutta a Pieraldo, perché se la merita. Adesso mi dici dov'è la mia ragazza, vuoi che ti spacco la telecamera? Lele, una grande giornata, siete nella storia. Siamo contentissimi, siamo veramente contenti. Adesso comincia veramente la festa, perché ce la meritiamo. Ciao bella. Vieni qua. Ciao. Giuliano Gentilini, siete nella storia. Sì, siamo nella storia, ce l'abbiamo fatta, siamo contentissimi. Adesso andiamo a festeggiare. Lasciateci festeggiare adesso, veramente, guarda. Dai, il primo pensiero per chi è, per cos'è? Il primo pensiero è per la squadra, perché sicuramente ce lo siamo meritati. Dopo è per tutte le persone che conosco e dedico questa vittoria, veramente. Per me è un'annata particolare, partito da Padova in Serie B, è arrivato a essere campione, cioè a vincere la Coppa Italia, insomma, non è male. Tu ti sposi tra pochissimi giorni? Sì, infatti. No, volevo dire, siccome Giuliano si sposa fra poco, allora vorrei fare gli auguri a sua moglie Francesca, che ogni tanto quando mi telefona mi dice ma cosa faccio? E io, sposati! No. Giuliano, ci hai anche provato a segnare, è stato bravo a tagliare la tela? Sì, beh, è stato bravo a tagliare la tela, comunque l'importante è che poi abbiamo vinto, niente, tutto bene, meno male, va, è andata bene. Una dedica c'è? Sì, vabbè, la dedica particolare sicuramente la faccio ai miei genitori e alla mia ragazza che prenderò in sposa lunedì sicuramente. Buona festa. Grazie, altrettanto. Ciao. Ecco, torniamo un attimo con lo studio per una comunicazione. Andrea, sentiamo ancora l'intervista con Iannuzzi se c'è, e se no teniamo qualcosa anche per i telegiornali di domani. Andiamo a vedere le immagini fino alla fine, godiamoci anche gli altri due gol della Vicenza e poi mandiamo anche il pubblico di TVA a nanna dopo questa meravigliosa serata di sport. Ti do la linea per continuare. Intervista solo se riusciamo ad avere gli annunzi. Vai Andrea. Dunque, in questo momento l'intervista con gli annunzi non è ancora a nostra disposizione. Allora andiamo a vedere la fase conclusiva del secondo tempo e la parte centrale, il cuore della gara, i tempi supplementari. Riprenderei dunque da dove ci siamo interrotti prima, quando eravamo arrivati al 20° del secondo tempo con questa palla che viene messa in mezzo, Maini a colpire di testa, taglia la tela a sventare in calcio d'angolo, grinta di Jimmy Maini, grandissima prestazione del centrocampista, avete visto anche questa volta lo splendido stacco e la risposta del portiere partenopeo.
al 23esimo Longo mette abbondantemente sopra la trasversale da ragguardevole distanza. 25esimo invenzione di Giannuzzi che sulla laterale di sinistra trova questo pallone, mette in mezzo la palla, non esce di tantissimo dal palo alla sinistra di taglia latesa. 26esimo Esposito ci prova, palla a lato. Un minuto dopo, doppia sostituzione, esce Giovanni Cornacchini, entra Gilberto Dignazzo tra le fila della Vicenza, entra Altomare, esce Longo tra le fila del Napoli. Al 27esimo prova la conclusione della lunga distanza, Beghetto centrale per la presa facile di taglia la tela. Ad 8 minuti dalla fine, lancio lungo, tenta la conclusione, parte di Lopez, tenta la conclusione al volo, conclusione di gran classe da parte di Alessandro Giannuzzi. La sfera non termina lontana dalla trasversale. 2 minuti di recupero, una mischia in area di rigore, l'arbitro fischia la conclusione, si va dunque ai tempi supplementari che sanciti da Brasti partono immediatamente con un episodio che decide direi in modo importantissimo la gara. Questo colpo proibito da parte di Bomber Caccia, che pensa di averla fatta franca, poi si accende una mischia, Sartor va ad allontanare il numero 18 Partenopeo, ma il signor Braschi, molto bravo perché non era facile, ha visto tutto quanto, cerca... l'espulsione, forse non c'era il ritorno, comunque stavo dicendo che c'è l'espulsione da parte di Caccia, netto il colpo proibito con il gomito da parte del centravanti del Napoli, Viviana che termina a terra, non ha dubbi, il signor Braschi continua a protestare, Nicola Caccia che manda a quel paese l'arbitro, e poi questa clamorosa palla gol per Alessandro Giannuzzi al 7° minuto del primo tempo supplementare. 7° minuto del primo tempo supplementare, la sfera veramente sulla conclusione di Giannuzzi termina a lato. Sostituzione, e esce Gentilini, entra Rossi, e tra le fila del Napoli esce Crasson ed entra Panarelli quando siamo giunti all'8° minuto del primo tempo supplementare. A tempo scaduto per quanto riguarda la prima frazione dei tempi supplementari, ammonizione anche per Capitan Lopez, fallo da tergo ai danni del numero 9 Esposito, il signor Braschi è costretto a tirar fuori il cartellino giallo. Termina così il primo tempo supplementare e si va nella seconda frazione, il cuore, possiamo ben dirlo, il cuore di questa gara, ultime indicazioni da parte della panchina partenopea. Si parte subito con il Vicenza, convinto di potercela fare in 11 contro 10 con il Napoli in estrema difficoltà. C'è un fallo di Dignazio, si accende una vibrante discussione davanti alla panchina del Napoli, Montefusco abbastanza esagitato va a dire qualcosa di troppo al signor Braschi, che non ci pensa due volte e spedisce l'allenatore del Napoli anzitempo negli spogliatoi. Dunque Montefusco mandato fuori dal terreno di gioco, non ne vuoi sapere, l'arbitro ha deciso in tal senso, quarto uomo che lo richiama nuovamente. 7° minuto, ponte di, c'è questo tentativo di conclusione da parte di Rossi, poi questo calcio di punizione ed è la punizione decisiva, la punizione che decide questa Coppa Italia, con Rossi prontissimo
a ribadire in rete lo stadio che ha perso completamente il controllo Rossi, come dicevamo, un giocatore che quest'anno forse ha reso meno delle aspettative, ma che con questa ciliegina ha sicuramente regalato un ricordo indelebile per il pubblico biancorossi. Rossi che festeggia con tutta la panchina che in quel momento è entrata in campo, mancava un minuto alla fine, la rivediamo questa punizione calciata a pelo d'erba da parte di Beghetto, fortissima, taglia la tela, non riesce a trattenere, Rossi è prontissimo a ribadire sul tentativo di intervento da parte del numero 1 del Napoli. Rivediamo questa rete anche da dietro, all'ultimo momento ci arriva taglia la tela e Rossi è prontissimo a ribadire in rete. Quando si sta già festeggiando arriva anche la terza marcatura, Iannuzzi, grandissima prova da parte sua, si invola verso taglia la tela con la freddezza di un autentico campione, va a dare la stoccata definitiva al Napoli e va a consegnare la coppa nelle mani del Vicenza. Iannuzzi che, come dicevamo, io segnalerei, se mi consentite, segnalerei come giocatore che ha dato quel qualcosa in più, quel pizzico di inventiva nel momento in cui la squadra aveva maggiore difficoltà, era andato già vicinissimo alla rete sfiorando il palo in un'occasione e poi ha coronato la sua magistrale prestazione, questo ragazzo dei numeri da autentico campione, ha coronato questa sua prestazione con la rete che stiamo vedendo per l'ennesima volta. 3-0 la gara che termina così quando il tempo era già abbondantemente scaduto e arriva la grande festa per il pubblico biancorosso, non altrettanto, abbiamo qualche problema con le immagini, comunque diciamo non altrettanto per il pubblico partenopeo, arriva la festa, Vicenza vincitore della Coppa Italia 96-97, gioia assolutamente irrefrenabile, purtroppo nella curva nord costretti ad intervenire i Cellerini per disperdere i tifosi del Napoli e renderli, portarli a miti ragioni, e arriva la consegna della coppa da parte di Carraro a Capitan Lopez. Lopez all'andata non c'era, però aveva promesso una settimana prima della partita d'andata che avrebbe alzato la coppa, il suo sogno, il suo auspicio si è realizzato, Coppa Italia che termina nelle mani di Gianni Lopez e poi passa attraverso tutte le mani dei protagonisti di questa straordinaria cavalcata, pubblico in delirio che festeggia come abbiamo visto anche in diretta per un'ora abbondante all'interno dello stadio e ora si è riversato nelle strade della città. Con ogni probabilità Vicenza questa sera, questa notte vivrà una vera e propria notte magica all'insegna di una festa incredibile, festa tanto desiderata e finalmente raggiunta. Bene Andrea, scusami. Se non ti dispiace dovremmo avere l'intervista con Alessandro Iannuzzi, quella che mi chiedevi tu, il protagonista, come ti dicevo. Sentiamo ancora qualche battuta Iannuzzi, con Iannuzzi, poi riprendiamo Iannuzzi. La linea dallo studio. Io ti ringrazio già da adesso Andrea e buon lavoro a te e anche alla collega Luisa Nicoli. Avete... Adesso se mi consenti io e Luisa andiamo a festeggiare insieme con i tifosi del Vicenza. E buona festa allora anche per i nostri colleghi, vediamo se c'è l'intervista con Iannuzzi da poter Alessandro vedere. Iannuzzi vuole fuggire, terzo gol che ha regalato la storia. Ma è già il secondo l'aveva regalata, perché ormai Ghesè è stato un gol. No. Dai, una dedica, un pensiero. Un pensiero a tutti quelli che ci hanno creduto fino alla fine, che ci sono stati vicino e soprattutto a noi che ci abbiamo creduto. La dedica? Beh, perché no, alla mia famiglia, alla mia ragazza. Grande Iannuzzi, grande Vicenza. No, grande Vicenza, poi
sono stati bravi tutti. Roberto Murgita, sì, ci sai che tu piace Luisa Nicoli, Roby Boom Boom, siete nella storia, una serata più bella di questa credo che ci si potesse pensare. Respira, sei stanco, riposati. No, una serata di quelle indimenticabili, tutto lo stadio stracolmo, tutti a soffrire, e vittoria sofferta, vittoria ancora più bella. Beh, direi che non ci sono parole per dire la felicità di questi momenti. La dedica? No, le dediche sarebbero moltissime da fare, è chiaro che come ha detto Fabio, le persone più care, la moglie, nel mio caso che è la mia famiglia, i miei, insomma, tutte le persone e la squadra soprattutto, perché questa è una squadra che sicuramente dovrà essere ricordata. Avete iniziato con grande tensione, si vedeva proprio contratti in campo. Sì, i primi 10 minuti veramente. Ma sai, abbiamo sopportato in questo mese tanta tensione che c'era in città, che ci portavamo dietro, sapevamo che questo era un appuntamento storico. E infatti ancora prima della partita con il mister si parlava del fattore equilibrio, di non cercare di usare frenesia, si finiva poi per far confusione. Infatti i primi 10 minuti eravamo un attimo troppo ritmo, non giocavamo a pallone. E poi ci siamo piano piano sciolti e dopo il primo gol direi che è stato di nuovo Vicenza vero. C'è commozione nei tuoi occhi? C'è commozione come ci deve essere in questi momenti, direi che è una gioia da dividere tra di noi e poi soprattutto con questi tifosi che stasera sono stati stupendi, meravigliosi, ci hanno sostenuto dal primo al 350esimo minuto e poi è stata veramente... La città, tutta Vicenza se lo merita. Ultima cosa ti resterà come immagine prima di questa serata? Beh, come immagine prima di questa serata non potrò scordarmi i 5 giorni passati, le 5 serate di ritiro. Direi che ogni serata ci avevamo negli occhi questa sera. Io mi sono sognato una decina di volte la partita, in tutte le scene possibili. E come finiva? Finiva sempre a vantaggio nostro, naturalmente, se no ero proprio depresso, allora no, cercavo di farla finire sempre bene. Mi sognavo anche dei miei gol, non è venuto e ci tenevo stasera, però io ho fatto fare anche agli Annuzzi e quindi sono contento anche per lui. Bene, allora chiudiamo questa lunga diretta nella quale abbiamo visto immagini, commenti, interviste, ancora con qualche immagine, le immagini dei vicentini che hanno seguito la partita dai teleschermi, che hanno gioito al termine della partita e quando sono stati segnati i gol nel secondo tempo supplementare. Vediamo qui uno dei locali vicentini, l'esultanza dei vicentini subito dopo la fine della partita, qualche immagine nelle strade deserte del centro finché appunto la partita era in corso, ma ecco i primi tifosi con le bandiere, i primi che sono scesi in piazza a festeggiare, i primi caroselli di vetture a girare per il centro con le bandiere biancorosse e anche con quelle della Padania, le vediamo, ma insomma sono le scene classiche che si possono vedere dopo una grande vittoria, grandi bandiere, grande felicità, grande partecipazione di questa città che ha raggiunto un traguardo storico. Non mi resta altro da fare che ringraziare tutti coloro che ci hanno voluto seguire fino a questo punto e darvi appuntamento al telegiornale di domani a partire dall'edizione flash delle 13.15, 19.30, 22.30. Parleremo ancora anche domani ovviamente di questo importante traguardo raggiunto dalla Vicenza ma anche dalla città di Vicenza. E la Vicenza quest'oggi ha conquistato un pezzetto di storia del calcio. A tutti grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona nottata oramai. Che attraversano la città, forze dell'ordine che caricano i tifosi napoletani, molta tensione, il bilancio di una notte di pazzia, più di 30 i feriti, tra cui un tifoso vicentino accoltellato alla coscia, che hanno dovuto essere trasportati al pronto soccorso, alcuni arresti tra i tifosi partenopei e una notte blindata.
Già durante la partita però l'avvisaglie degli incidenti, con i razzi fatti entrare chissà come nello stadio, tirati ad altezza uomo dai napoletani verso le curve biancorosse. E qui il primo ferito, un uomo colpito alla testa da uno di questi razzi. Poi, dopo il gol del 2-0 di Rossi, le cariche della polizia nella curva napoletana. Quindi, fuori dal Menti, con auto danneggiate, vetrine infrante e ancora cariche di polizia e carabinieri. Ma per fortuna non c'è stato solo questo a Vicenza ieri notte. Caroselli di auto dei tifosi vicentini impazziti di gioia, città imbandierata, cori, canti, balli, sfottò e tanta allegria. Per Vicenza un traguardo storico, il primo importante trofeo che arriva al termine di una stagione favolosa della squadra guidata da Guidolin. Ed ora, come dice questo tifoso, altri e più importanti traguardi. Vinceremo la Coppa delle Coppe!